Ciao a tutti ragazzi, qui Lizpartano 117. E qui con lui, come al solito, ormai diciamo solito, dai, sono sempre qua, c'è Grievous 20. Ciao a tutti. E questa volta sarà un video un po' diverso dal solito perché non sarà stupido come gli altri, per così dire. Quindi non aspettatevi troiate da parte mia. Ah! Era una E battuta. come potete vedere dal gameplay è la open beta di Battlefield 3. Gioco prodotto dalla DICE. E userà il motore grafico Frostbite 2.0 di nuova generazione e grafica davvero molto figa. Potrete vedere gli edifici fare la fine dei Lego sotto i miei piedi. Questa era bella. E vorremmo presentarvi con questo video un po' come è strutturata la beta. C'è Ok, una parto io. modalità e una mappa. Non mi sembra molto difficile fino a qua. La modalità corsa, per i giocatori di Battlefield ormai la conosceranno bene. Consiste nel conquistare due basi, piazzare due bombe e poi proseguire a un altro step in cui ci sono altre due bombe da piazzare. E la mappa si chiama Operation Metro. Dai, descrivite un po' com'è questa mappa. La mappa? Beh, allora, diciamo che è strutturata su vari livelli. Primo livello, cioè primo round, diciamo, dove devi piazzare appunto queste due bombe su dei terminali, è un parco giochi, diciamo, un grande parco naturale pieno di alberi, rocce, cunicoli, beh, cunicoli, dai, stradine, chiamiamole stradine, per favore. Stradine e cose varie. Comodo per cecchinare delle volte, altre non troppo perché dipende da contro chi siete, dai tuoi amici, se ti coprono o no. E vabbè, per il resto. Secondo round, dopo che avrete fatto esplodere questi due terminali, vi ritroverete in un buco. È una galleria sotterranea che prima era una metropolitana. Prima che succedesse qualcosa, non si sa cosa. Appunto, si articola su questo lungo tunnel con dentro svariati treni fermi, con alcune carrozze accessibili e altre no. E anche le fiamme, ci sono un sacco di fiamme in giro. Occhio a non avvicinarvi troppo perché sennò morite. E morirete in davvero poco tempo. Già. Ci sono sempre questi due terminali che sono alla fine di un tunnel, del tunnel praticamente. Uno sotto una scala e l'altro in una stanzetta. È un bagno, se ve lo state chiedendo, è un bagno. Quindi è molto bello da vedere. Non c'è che dire. Hanno una fantasia quelli della DICE. Ok, terzo round. Il terzo round si svolge al piano di sopra della metropolitana, che, come tutte le metropolitane, hanno le scale mobili. Dopo le scale mobili ci sono i caselli, o come cazzo volete chiamarli, tornelli, dai, dove devi passare per andare verso le basi nemiche. Questa volta le basi nemiche sono una specie di negozietto con le pareti di vetro dietro un bancone, quindi molto facile camperare, molto divertente oltretutto. L'altra invece è, indovinate, alla fine di un bagno. Anche lì, vabbè, dietro un angolo, corridoio del bagno, trovate il terminale. Non so chi cazzo metta un terminale dopo un bagno. Magari uno che non ha niente da fare mentre si sforza. Vabbè. Quarto round e anche ultimo. E alleluia, Grievous ha finito di parlare. Eh sì, vabbè, purtroppo sì. Vabbè, il quarto round si svolge fuori. Di nuovo fuori, in mezzo a uno scenario urbano. C'è la stazione da dove partono i difensori, che è proprio dall'altra parte della mappa. Mentre gli attaccanti, ripercorrendo altre scale mobili, riescono a uscire dalla metropolitana e si trovano questo grandissimo scenario luminosissimo che vi accecherà non appena voi uscirete. Stavolta le bombe sono una dietro un furgoncino, verso la parte della base dei difensori, e l'altra è dentro una gelateria con le finestre sbarrate da delle tavole di legno, quindi bisogna tirar giù il legno e poi andare a prendere la bomba. Con questo penso di aver esaurito i miei argomenti, poi magari ne parleremo più avanti. Infatti, grazie per l'attenzione e video finito. No, scherzavo. Adesso Si vi dice buona presento. serata. Buona serata, sì, buongiorno, buonanotte. Adesso vi presenteremo le classi, sono ben quattro, come negli altri Battlefield. Medico, ingegnere, no, geniere, supporto e recon, ricognitore, scout, come lo volete chiamare. Io tratterò il geniere e il scout, visto che sono le classi che uso di più, mentre Grievous tratterà il medico e il supporto. Sì, è proprio. Sì,
Un aiuto alla squadra lui. Guarda, gioca molto per non la squadra. pensate che io scaraventi, munizioni, kit della vita ovunque. No, ok, lo faccio perché è divertente vedere i punti che salgono. Solo per quello mi esalto sempre. Allora, il kit medico. Dato che io non sono una cima con i nomi delle armi e non mi ricorderò mai quelle cazzo di sigle, e gli spartani non dirà il nome delle armi al posto mio. Fate finta che l'abbia detto io, perché sennò sembro ignorante. Allora, quando si attacca si usano gli americani, quando si difende i russi. Non chiedete perché. Il medico russo ha, come al solito, un'arma russa, che, come al Capitano solito, ovvio. beh, finiscono tutte con una K, o iniziano con una K. Dai, è russo. Vabbè, è una K-74U, giusto? MU. Ah sì, alla fine. Che è una sorta di mitragliatrice leggera, scusate, è una pistola mitragliatrice fondamentalmente. Se da lontano non fa troppo danno. Assomiglia molto a una K47 però. Sì, però la K-47 la usi in un'altra classe. Non c'è la Vabbè. K47, questo è il problema. Sono quasi tutti, comunque. Questo fucile. Ah, è vero, il fucile degli americani qual è? Che M16A4 o A3. non spara raffica. Spara continuo, non spara raffiche da 3, ma continuo. Un'altra cosa, in questo gioco potrete scegliere finalmente se sparare a colpo singolo o sparare a raffica, in qualsiasi arma che preveda la raffica o il colpo singolo. Che è una cosa molto comoda da lontano e anche da vicino, perché è rapid fire integrale. Allora, la classe medico o support, no, com'è che, assalto, in Sì. questo la chiamano assalto. Partirete con soltanto il kit medico da lanciare addosso ai tuoi compagni per fargli aumentare la vita. Sì, tu lanci addosso una cosa a uno, aumenta la vita, non gliela togli. È normale. Ogni tot, mi pare 10% di vita che gli darete al compagno saranno 10 esperienza per voi per quella classe e per l'esperienza generale. Al secondo livello, mi pare, si sblocca il defibrillatore, la cosa più divertente. No, sul serio, è divertentissima. Io adoro usarla. Se riuscite ad arrivare in tempo vicino a un vostro compagno che è morto da poco e vedrete una sorta di, presente il simbolo di inflessibile? Quello lì, tipo, vicino al suo cadavere, tirerete fuori il vostro bel defibrillatore, sfregherete le piastre, l'avvicinerete al corpo morto del vostro amico e lo Morto. farete resuscitare. Sottolineiamo morto. Complimenti, siete diventati Gesù Cristo. E va detto che però qui puoi sia accettare la rianimazione che rifiutarla. Sì, verrà rianimato con la pistola in mano, quindi non è niente di che per la difesa. Però è comodo per non doversi rifare tutta la strada. E se accetti, ti rialzi in piedi, puoi cambiare arma, se no non lo so, non ho mai rifiutato. Credo Muori. schiatti. Muori e ritorni allo spawn. E poi vabbè, la classe medico credo sia finita finora per l'esperienza che abbiamo e quello che abbiamo sbloccato. Vabbè, poi ci sono i vari accessori per le armi. Si possono montare. Scusatemi. Mi viene da ruttare, non so perché. Comunque, ci sono gli accessori per l'arma. Si può scegliere tra un grip, un bipiede oppure sotto canna, da metterci la torcia, il laser, il cazzo, perché ci puoi mettere qualsiasi cosa lì sotto. Ci sono una varietà Traslot. di mirini esagerata, Puoi tra scegliere mirini l'ottica. olografici, laser, le COG. ottiche, sì, ACOG, vabbè. E anche i termici, e finalmente i termici sono fatti bene. Sono verdi. Vedi, no, verdi e Verde. rossi, in base al calore corporeo, appunto, realistici. E poi si può scegliere sempre di mettere sotto canna, penso sia sotto canna, la luce oppure il puntatore laser per accecare i tuoi alleati e i tuoi nemici. Questo è in generale su qualsiasi arma. Eh sì, però poi altre armi come i fucili a pompa hanno diversi calibri per i pallettoni e altre armi hanno Flash suppressor. soppressori, cioè silenziatori e non I mi flash ricordo il nome, suppressor. degli allungatori di canna tipo che aumentano Ah, la sì, la stabilità. canna lunga. Servono Sì. ad aumentare la gittata e stabilità e tutto. Tante minchiate che non abbiamo ancora sbloccato in poche parole. Io sì, un po' le ho Sì, sbloccate. si sbloccano continuando a usare la stessa classe. E per fare sto No, la commento. stessa arma. Sì, la stessa arma, vabbè. E per fare sto commento io ho cercato di variare un po'. Vabbè, a te parola. La Vedi classe tocca. ingegnere. Come sempre si divide in attaccanti americani e difensori russi. E gli americani hanno l'M4A1.
La mia arma preferita fino ad ora, molto bella da usare, silenziata, è veramente devastante. E i russi hanno la K-74. Oh, guardate, una K. Chi se lo sarebbe mai immaginato? È davvero molto forte, molto simile a quello di Black Ops. Veramente, a me me lo ricorda molto. Sarà perché è lo stesso modello, quasi. Lo so, ma anche per il danno, per il rumore che fa, è identico. Cioè, mi sembra di usare la stessa arma. Abbastanza consigliato, anche se io preferisco usare gli attaccanti perché l'M4-1 è la mia arma preferita per adesso. E il geniere avrà a disposizione lanciarazzi. E in questo Battlefield hanno introdotto Javelin e Isla, mi sembra. Tipo lo Stinger, che funziona solo con velivoli e che inseguono. Non è come nel vecchio Battlefield che dovevi muoverlo te. Qua mi Beh, no, sembra. non puoi ancora dirlo perché non abbiamo Non lo giocato il posso ancora dire, ma gameplay. vedendo dei trailer vedo che questi sparano i missili vanno da soli. O sono veramente dei cecchini o. Ciulo, de, bravi. E mentre parlo della classe ingegnere, nel gameplay sto tirando fuori i lanciarazzi, ci sto facendo caso adesso. È molto utile per tirare giù le barricate. Quando c'è qualcuno camperato in un angolino, è bellissimo smontargli i suoi desideri di grandezza. Perché smonti il muro con lui dietro e se rimane come nel vecchio Battlefield, dopo tanti danni alle strutture crollano, nel vero senso Storia della parola. dell'Eco, la sempre storia dell'Eco. Vedrete crollare di interi palazzi. E beh, ho sminchiato per così dire la classe ingegnere, ma non c'è mo. Aspetta, Non c'è. oh, guarda Non c'è. che più avanti sblocchi Aspetta. anche il robottino sminatore Ecco, io e il ovviamente non lo C4. posso dire perché non li ho ancora sbloccati. Ah, Neanch'io, no, li ho visti però. aspettate. No, aspettate. C'è anche il saldatore perché serve per riparare i veicoli Potete e le dar fuoco mine. alle piante. Non ci ho mai provato. Io E le sì. mine anticarro. Giustamente ho evitato di parlarne, cioè me l'ero dimenticato perché in questa beta c'è una mappa, una modalità e veicoli zero, quindi non Parliamo c'è della beta granché. per 360, Xbox 360, Anche qua ci per sono Play 3, queste. credo. PC magari ce ne sono No, di più. PC no. PC non so se hanno già il gioco completo o che roba, però là ci Eh sono sì, velivoli e tutti. Ho visto già gameplay. esagerato. Quindi credo che l'abbiano già tutto. E beh, per questa classe credo sia tutto. Ah, già, cosa che ha dimenticato di dire Grievous è che tutte le classi possono avere una pistola come arma secondaria, a cui si può equipaggiare sia laser che la luce. Ed è davvero molto divertente giocare con le pistole perché sono abbastanza forti. Shottano Non ti due devi shot, una kill quasi. arrabbiare e sparare 200 proiettili. E vabbè, adesso gli ripasso la parola per la classe supporto. Classe supporto, diciamo che utilizza delle mitragliatrici leggere come l'M249, M249, sì, e quelle cose lì grosse, grosse, grosse che fanno tanto, tanto Con tanti, male. tanti colpi. Già, tanti, tanti colpi. Il bello di queste mitragliatrici è che fanno praticamente sempre fuoco di soppressione. Cos'è il fuoco di soppressione? Mi chiederete. No, ok, non ve lo state chiedendo, lo so, però per favore chiedetevelo, per favore fatelo. Il fuoco di soppressione è quando vi sparano i proiettili, vi fanno la sagoma, cioè non vi colpiscono, ad esempio. Però voi vedrete la vostra immagine offuscarsi. Lo stesso vale anche se siete riparati, siete dietro una roccia, questi vi sparano addosso questi proiettili, voi iniziate a vedere offuscato. Non so perché. Saranno proiettili alla vodka? Saranno proiettili al gin? Non ne ho idea. Però inizierete a vedere offuscato. La classe supporto ha di Munizioni. default il lancia munizioni, che è come quello del medico, però ricarica le munizioni ai tuoi alleati e le tue. Cosa che non trovo molto utile, perché tanto puoi usare la specializzazione ammo, che ti aumenta le munizioni all'inverosimile, comunque. E dato che non la uso più di tanto, non ho ancora sbloccato gadget come il saldatore o il defibrillatore. Cioè, non ci sono per quella classe, ma per quello slot lì intendo. E le mitragliatrici possono avere anche loro appunto il bipiede, la canna più lunga e diverse ottiche. Questo vale in generale per tutte le armi, anche per la Sì, l'avevamo classe già ingegnere e detto. anche per la classe cecchino. Un consiglio è utilizzare la mitragliatrice con il bipiede. E l'ottica, cos'è che uso io? La COG. Io uso la COG, sì, sono un nabbo con la COG, però faccio stragi con quelle mitragliatrici. Vabbè, a te la parola, Elite, io ho finito. L'ultima classe, molto divertente a mio parere, è la classe ricognitore, scout, come la volete chiamare.
e usa i cecchini. E all'inizio avrete dei cecchini un po' sgravi, No, in quanto SV98 è bellissimo. non è all'inizio quello, in quanto gli americani hanno l'MK11 che assomiglia tanto a un M14 e i russi hanno l'SVD. Draganov. E beh, non sempre farete one shot one kill, a dire il vero, quasi mai. Per Perché usi. questo, Appunto, quasi mai, cioè, per questo impossibile. vi Meno che non consiglio di fate muovervi. headshot, ma neanche. Infatti, per questo vi consiglio di muovervi a sbloccare l'SV98, molto bello da usare. Bolt action, Bolt ricordati di action, 11 colpi spiegarmi. in caricatore. Ah, già, qui in Battlefield i caricatori hanno un proiettile in più del normale. Questo Perché colpo il perché can. è È realistico, colpo il diciamo, can. perché infatti, perché spesso i soldati ricaricano e il colpo è già in canna, quindi quando mettete un caricatore a 30 colpi, c'hai già il colpo in canna. Viene Questo non scritto vale 31. quando i caricatori saranno vuoti, perché giustamente non ci può essere niente in canna. E beh, la classe di ricognitore può usare uno spawn portatile, diciamo, una scatoletta che piazzi per terra e i tuoi compagni di squadra, cioè gli altri tre membri del tuo team, Ma anche danno te. Sì, anche da non confondere con tutta la squadra dei 12 componenti, possono spawnare lì. E un altro gadget, per così dire, è il sensore di movimento, che non ho ancora capito come funzioni. Non lo so, io non lo uso. Io ci ho provato, ma intanto non si capisce come funziona. Boh. E poi per il resto, veramente, magari hanno introdotto ancora i mortai, davvero non lo so, non ho ancora avuto l'onore di sbloccarli. Altri cecchini che so che sono presenti sono l'M45, che se non mi sbaglio assomiglia a quello che c'è in Code 4, però Beh, quasi tutti i cecchini americani assomigliano a quelli di Code 4. Sono identici. Anche la stessa mimetica, verde vomito. In effetti hai ragione. E beh, manca ancora un po' per sbloccarli. E in linea massima le classi sono queste. Proprio per i primi 15 livelli saranno queste le armi che troverete, che dovrete usare. Vabbè, poi ci sono le armi per la difesa personale, come le chiamano loro. Cioè le doppiette, scusate, e i pistole PSMG mitragliatrici, proprio pistole mitragliatrici. come il PP2000. Sì. Che sono tanto carini quando ti fanno headshot da 300 km con quelle cazzo di armi. Di Come doppiette è fanno? l'870 a combattimento, molto sgravo per via del cioè il ratio è abbastanza alto, però è molto debole. Infatti spesso vi serviranno due colpi. E il PP2000 l'ho usato poche volte, è abbastanza forte. Però è pur sempre un'arma con ratio alto, quindi a meno che non usate i bonus, vi finiranno subito le munizioni. Ah già, abbiamo dimenticato di dirvi appunto che ci sono dei bonus. Come nel vecchio Specializzazione. Battlefield, sì, specializzazioni appunto. Come nel vecchio Battlefield c'erano munizioni magnum, corazze in ceramica e così, qua ci sono bonus tipo expl, che aumenta il numero di esplosivi, di esplosivi che puoi portarti con te Granate, missili, cose così. e cover forse, che Cover. diminuisce il fuoco di soppressione da parte L'effetto. dell'avversario. E Sì, poi ce n'è uno l'effetto. che l'aumenta, tipo, mi C'è pare, però non sono ammo? sicuro. Eh Non sì, l'ho ancora potrebbe anche darsi. sbloccato. C'è ammo che sarebbe come Sciacallo Pro, parti con il massimo delle munizioni che corrispondono a 7 caricatori più i colpi che hai già in canna. Credo che valga con quasi tutte le armi. Con le armi con 100 colpi in caricatore non credo che valga la stessa cosa, però. Sì che vale, ne è tipo 230, un botto. Sai la matematica, 100 colpi in caricatore, dovresti averne 700. Però non credo che uno possa portarsi 700 proiettili in tasta. In Pesano. tasta. Pesano, strisci poi. Ah già, come in tutte le classi c'è il coltellino che si impugna tenendo premuto il tasto per accoltellare, c'è cioè il dorsale destro. Ho coltello e basta. Ma alla fondo non Sì. fa un cazzo, non No, la uccide. fondo uccide perché fa la scenetta come nel vecchio Vabbè, Battlefield. sì. Invece la ferita di striscio, per così dire, non la fondo, mettiamola così, farà hitmarker e non sempre ucciderà in un colpo. Toglie il 50% di vita, mi sembra, quindi fate voi due conti. Cosa abbastanza realistica. La mappa, va bene, ne abbiamo già parlato, una sola, modalità corsa. Ah, ci si può sdraiare in questo Battlefield. Ah, è vero. I creatori hanno deciso di tornare allo stile dei Battlefield e non dei Bad Company, in cui puoi sdraiarti e strisciare. Ed è davvero fatta bene l'animazione della strisciata e a mio parere anche quella della corsa, della scavalcata dei muretti. Ecco, giusto, parliamo un po' delle varie cose così, in generale. Poi In sembrerà fighi, generale, eh. la beta è fatta abbastanza male, per quanto le Sì. texture fanno schifo.
alberi che si buggano, è pieno di bug assurdi, tipo col cecchino, il bolt action. È inutile che spellete il boss, lo premete due volte Y Shh, e... non lo dire che poi lo fanno. lo fa provare per credere, lo farà da solo, intanto quasi tutti ormai lo sanno. E beh, spero che il gioco non sia così, ma appunto, hanno Una detto che il beta. gioco sarà su due dischi, il che vuol dire che ha una certa capienza e infatti su PS3 sarà su Blu-ray, quindi questo era appena un giga e tre, lascio a voi a Ed è fare due solo la calcoli. beta. Appunto, quindi quasi sicuramente, anzi col 99% di probabilità ste cazzate se ne andranno nel gioco originale. Beh, che dire, il sonoro è fantastico. Ha un sonoro che è la fine del Faglielo mondo. sentire. Stiamo un attimo zitti, glielo facciamo sentire. Anzi, smettiamo adesso di parlare perché le cose abbiamo dette e godetevi il sonoro degli ultimi minuti. Come vedrete, ho tagliato una parte perché sennò il video veniva troppo lungo. Ho tagliato l'ultima fase, ma la Sì, vedrete in dove moriva futuro. tante volte. A dire il vero, è già passata quella parte. Ah sì. Comunque, in futuro la vedrete. Comunque, in futuro vedrete altri gameplay di questo gioco. Ah, un'altra cosa. È inutile che fate squadre. Cioè, sì, potete fare le squadre con i vostri amici, col gruppo, ma tanto quasi mai finirete a giocare assieme. Più che altro lui fa apposta, vi mette contro. Provare, eh? Io lo faccio sempre con Elite e siamo sempre contro. O in Infatti, un'altra squadra. vabbè, adesso salutiamo. Salta prima te. Io? Inizio Sì. io? Ciao. ciao anche da parte mia. Adesso godetevi la fine di questo gameplay e godetevi soprattutto il sonoro e la parte in cui ho fatto una strage. Capi? Guardare per credere. Ciao a tutti. Ciao. Advised, charge has been armed. Over. The enemy has defused the charge. Over. Objective has been neutralized. Over.